può intervistarlo, però. Insomma, poi ci siamo dopo un po' intervistarlo. Intanto tutte le sere. E dopo la sera da studiare delle canzoni. Tipo? Lettera al mio padre. Bravo, lettera al mio padre. Subito, anzi ha scritto un messaggio un mattino a lui e ha detto ah Valenti, te soavi, siete a fare un cazzo a Parigi, io sono qua alle 7 che porto i bambini a scuola e mi dite, e comunque si sono incontrati e Rigo fa, io ci provo perché sono molto amico eccetera, quindi abbiate comunque, senti, io vorrei anzi adesso passare la parola a Mauro che introdurrà il presentatore e poi di conseguenza l'intervistato. La maggior parte degli artisti famosi in Italia sono passati da lui, iniziando da Rigabue tantissimi anni fa, poi Elisa, poi insomma tanti, Zuzzoni che abbiamo fatto in Francia insieme, abbiamo fatto After Hours eccetera. Allora, qui sul palco adesso viene a fare l'intervistatore, mi sembra buffo pensare che sia un intervistatore, ma insomma è uno che ha suonato ad Arezzoni nel 95, poi nel 2000, è un mio caro amico, si chiama Rigo, io spero che ci sia. Rigo! Prodotti dal nostro produttore di sempre, Fabrizio Barbacci. Per qualche mese abbiamo condiviso il nostro studio qui ad Arezzo. Si trattava, come sempre per noi, di una casa semplice di campagna, piuttosto isolata e immersa nel verde. Una casa spartana. Fredda d'inverno, ma con un bel focolare che faceva famiglia. E famiglia fu con i ragazzi di questa band che registravano ed alloggiavano in queste stanze. Era per Inevita un periodo piuttosto tranquillo. Stavamo lavorando all'album da... intere giornate nel nostro laboratorio a sperimentare circuiti e altre invenzioni sulle nostre chitarre, mentre Herman e la sua band lavoravano alla musica nell'altra sala. Cenavamo insieme e la sera, se non si lavorava, la passavamo insieme a chiacchierare, ascoltando i rispettivi lavori e scambiando opinioni. È in questo modo che è avvicinato l'umanità e il talento di Herman. Con la complicità del fuoco nel camino e suggerimento di Fabrizio, il testo di un pezzo di cui avevo musica e argomento, ma non avevo ancora iniziato a stendere in parole. Passammo delle sere davanti al computer, ma più che lavorare, ci trovammo a parlare e a raccontarci di noi. Trovai dell'affinità fra la sua e la mia sensibilità e lui diventò subito amico e confidente.
Sembra una canzone di Battiato, ma ricordo bene che qualche tempo dopo, in tour insieme in Cina, passeggiavamo per le strade di Pechino mentre io continuavo ad elaborare con lui i miei tormenti. Poi il suo gruppo si sciolse e ci siamo persi di vista. Quando lo incontravo a qualche concerto, mi diceva di volersi proiettare verso una carriera d'autore. Proprio non potevo credere che un talento e una persona come lui potesse rinunciare a quello che palesemente aveva e incarnava come artista, musicista e cantante. Conosco dalle sue parole la sua storia e l'ho sempre ritenuta commovente ed eroica. Non guardo mai Sanremo, ma ho seguito le edizioni in cui c'era lui e quando ha vinto ho pianto di gioia. E che a lui piacciono o no, ho davvero visto una favola avverarsi. Ecco la mia. Buonasera a tutti, grazie di sentire. Grazie a te Diego per aver accettato questa cosa. So che tu in genere, insomma, sei uno che suona e spacca anche parecchio, quindi in questi nuovi panni ti vedo, ci provo, però, ti vedo lanciato abbastanza bene. Che ne dite voi? Era perfetto. Mi accomodo. Allora, sentivo quello che stavi raccontando, no? Devo confidarti una roba, però. Togliete la musica. Aspetta. Vabbè, ok, le immagini scorrono. In quel famoso casale, io e i miei compagni di band facciamo un danno che non vi avevo mai raccontato. Ma non dentro sentiamo. Ma non dentro casa, fuori. Stavamo giocando a pallone. Avevamo finito di registrare durante il pomeriggio e giocavamo a calcio 2-2, ok, a fianco alla piscina. Ad un certo punto l'agonismo ha preso il sopravvento, sembravamo quattro pazzi totalmente. E io giocavo in squadra con Johnny contro Lele e Dino. Adesso Dino, per ovvie ragioni, era il portiere, anche se si trattava di portieri volanti, ma in caso di Dino era un portiere rotolante e faceva molto male. Ad un certo punto un'azione, il pallone era il suo, immagino, il pallone era ovviamente era il suo, ci fu un'azione così molto rocambolesca e io stavo andando a segno, stavo per fare gol. Ad un certo punto Dino interviene trascinandomi giù, portando me e Lele insieme. Nel momento in cui si rende conto che stiamo andando tutte e tre giù, si aggrappa al palo di un... insomma, c'erano delle luci su. Si è aggrappato, ha detto... E poi... Quel palo cade. Era le prime volte che venivamo lì, mi vergognavo come un ladro. E abbiamo cercato di mettere a posto la situazione. Non so come quel palo poi si è retto in piedi. Il giorno dopo c'era un signore che metteva a posto il giardino, ci guarda, io Silvio, era di costume da bagno, pronto a farmi il bagno in piscina, lui mi guarda e fa: cosa è successo qua? Dico, non lo so. E fa: ma vedevo una ragazzina con la bicicletta. Ho capito. E non mi disse più niente, però io l'avevo rimosso, tu adesso me l'hai ricordato, io ci tenevo a svelarti onestamente. Allora guarda, io ti ringrazio perché ero affezionato a Silvio, non l'abbiamo più lì, e forse non era nostro, quindi chi se ne frega. Pensavo, ti ringrazio perché l'ho pensato a fare. Non solo, ma vado avanti, ti dico che quel palo lo odiavo, anche perché il padrone ambiva a fare di quel posto, della zona della piscina, una sorta di ambiente per cerimonie, per matrimoni. Era convinto che potesse funzionare, però tu sai com'era quella casa, non aveva l'aspetto che... Ma no, era una casa rock, si poteva fare matrimonio. Ma poi era un tipo di matrimonio, era parecchio rock la situazione. E soprattutto lui pensava di poter illuminare l'ambiente con questo palo da parcheggio di un centro commerciale o da campo da calcio, e gli dicevo sempre: non puoi illuminare. Però Dino l'ha tirato giù. Quindi non lo so.
Dino è riuscito in un intento pazzesco, partite di calcio incredibili. Tra l'altro, per le partite di calcio le facevamo anche nei parcheggi degli autobus. Beh, sì. Ricordo i pantaloni strappati come se non ci fosse domani. Infatti ne compravamo sempre di più paia per evitarle. Ok, parentesi chiusa, andiamo avanti. Si capisce. Infatti. Siamo partiti proprio da questa cosa qua che vorrei, diciamo, vorrei partire proprio dal fatto che ho conosciuto la tua storia e davvero la ritengo eroica. Vorrei che tu ci raccontassi come si trasforma un meno in un più. Bah, un meno si trasforma con un più moltiplicandolo per un altro meno, almeno la matematica. Fare il bischio, no? La matematica insieme a questo. Io in realtà non lo so, cioè dipende da qual è il focus che tu hai nella vita, dove ti concentri. Io sono sempre stato abituato all'idea che non puoi fare due cose benissimo contemporaneamente, o ne fai una o ne fai un'altra. E quindi questo rientra anche nel discorso delle energie e dei pensieri. Quindi se pensi, se ti focalizzi troppo su come sarà, su come andrà, hai meno energia da investire in quello che stai facendo, no? E quindi non ci ho mai pensato. Quando mi chiedono, ma tu te l'aspettavi tutto questo? Io dico, no, ma perché non ci ho mai pensato? Io pensavo a scrivere canzoni e andare avanti a fare tutto il possibile per riuscire a costruire qualcosa. Certo, ci sono stati anche di volta in volta aiuti esterni al destino di persone che ho incrociato, però non mi sono mai fermato ad aspettare qualcosa, sono sempre andato a cercare. Certo, quando parti dalla Puglia, che è lontanissimo da tutto quello che è il centro musicale, il movimento, eccetera, poi le spacchiamo, diciamo, per il disco per registrare un disastro, andiamo un po' con 2x3. Ma questo è un altro capitolo. Una volta un pistone ha cercato di scappare. C'era un pistone ribelle che voleva uscire dal furgone e andare via. L'abbiamo tenuto lì in maniera coercitiva e ha deciso di prendere fuoco, ma quello non è una cosa così. Io però non ho mai smesso di, ma non di crederci, perché dire così, non ho mai smesso di crederci. Suona strano, suona anche un po' troppo impostato. Io ho vissuto quello che mi è capitato davanti e ho sempre ringraziato per quello che mi è arrivato e a volte anche per quello che non mi è arrivato, perché poi ho capito in seguito che quello che appariva meno in realtà era un più, perché se meno vediamo come dei passi indietro, io vado dei passi indietro ma sto prendendo in corsa, e se mi fai prendere in corsa ti faccio. Io ho preso le chitarre perché voglio l'effetto sorpresa su questa domanda qua, cioè vorrei sentirti parlare mentre iniziamo. Vorrei che tu raccontassi un po' quello che ti va della tua storia. Ma probabilmente la mia storia personale era chiusa in due canzoni, fondamentalmente. Una è Vietato morire, l'altra potrei dire non mi avete fatto niente, perché al di là di tutto, la somma del tutto è sì, ma sono ancora qui fondamentalmente, quindi tutto quello che avviene e passa, a volte ti schiaccia un po' di più, a volte un po' di meno, a volte ti esalta, però la cosa importante è cadere in piedi, si cade il culo per terra, cercare di rimettersi su, no? Perché tanto alla fine
io l'onda ti porta su e l'onda ti porta giù, comunque sempre rotolando verso il sud. Quanto possiamo
fare i duri o fingere che non sia così, eccetera. Magari gli uomini lo fanno un po' più spesso. Di non fingere, perché ero deciso tanto tempo fa, quando iniziavo a scrivere canzoni in un determinato modo, cioè tendevo ad essere molto più ermetico. Adesso che ci penso, la mamma di un mio amico mi chiama Ermete, ma lo fa perché non riesce a dire Erma. Ermete! È carinissima, la saluto. Ciao Pupetta. Si chiama Pupetta. Mi rendevo conto che quando non ero ermetico, e lui già, quando non ero ermetico, ero più soddisfatto io, perché mi sentivo più figo, ma la gente non mi capiva. E la cosa più bella è essere capiti. E tu lo sai benissimo, perché anche tu scrivi canzoni da molto prima di me, tra l'altro. Sai benissimo che quando si scrive hai bisogno di una musa. E come può essere la tua musa qualcuno che tu non ami? Lo devi amare per forza. Ma non è per forza la tua compagna, può essere un tuo amico, può essere tua madre, può essere la tua ragazza, tua moglie, tua sorella. Però quando si scrive stai comunicando, ma a qualcuno comunichi. Ci sarà sempre durante il momento della scrittura un volto che hai davanti. Poi a volte magari raramente capita che non sia così, però io davanti a me lo vedo sempre un volto, no? Che a volte è sempre quello, a volte cambia, però è sempre il volto di qualcuno a cui voglio molto bene. E quindi tu hai ragione quando dici non si capisce mai che tipo di amore è. Non lo capisco neanch'io, però è quello che ti tiene in vita fondamentalmente. Grazie. Ma chi è la patatina? Guardala. A proposito di questo, ti chiederei di suonarmi Piccola Anima, per favore. Sì, agli occhi. Allora chiede Drigo così. No, che è anche una delle canzoni più belle che tu abbia mai scritto, davvero. Grazie. L'amore che ci tiene in vita, quello che
che voglio io da te non sarà facile spiegare, non so nemmeno dove, perché hai perso le parole, ma se tu vai via porti i miei occhi con te. Camminare fa passare ogni tristezza, ti va di passeggiare insieme, meriti dal mondo ogni sua bellezza. Dicono che non c'è niente di più fragile di una promessa, e non te ne farò nemmeno una. Da 24 anni e ho vissuto, è nato prima in Albania per 13, quindi io so benissimo che, so e lo sento che le mie radici sono lì e saranno sempre lì. È impossibile che un uomo si possa rimpiantare da un'altra parte. Non siamo alberi, anche se a volte fingiamo di esserlo. Quindi le mie radici sono lì, tutto quello che è stato costruito dentro di me, tutto quello che si è sviluppato dentro di me dopo è successo qui, no? È successo in questo paese con tutte le sue contraddizioni, ok? C'è una cosa però che non ho mai capito dell'Italia: come mai avete così poca memoria? Come mai? Perché la memoria, sapete, è una cosa molto importante. La memoria contribuisce a quella che si chiama coscienza storica. La coscienza storica è molto importante per l'identità culturale, perché la cultura è il collante che lega le epoche. E non ricordarsi della grandezza della cultura, dell'arte di questo paese è un vero peccato. Non basta saperlo,
Ci sono vari modi per dimenticarsi alcune cose. Non valorizzare la cultura è un modo per dimenticarsi. Contribuire alla massificazione del pensiero e soprattutto non resistere a questa massificazione, perché la cultura nasce laddove c'è una discrepanza, e laddove c'è una discrepanza c'è una resistenza, e laddove c'è una resistenza si accende una luce. Senza resistenza non c'è luce, e senza luce non c'è niente, c'è buio. Ma la memoria dovrebbe essere la luce in questo momento, ricordarsene. Io non è che mi sento metà albanese e metà italiano, io mi sento interamente italiano e interamente albanese. Dentro di me convivono due persone distinte, certo, cioè, il bambino è albanese, l'adulto è italiano. Ok, ogni tanto comunicano, a volte fanno patti di non belligeranza come io con i miei capelli, non ci diamo fastidio a vicenda. È la stessa cosa, perché dico tutte queste cose? La stessa cosa viene anche dentro di me, no? Però, ecco, prima andavo in giro, no? L'altro giorno per Roma, oggi qua, e mi guardavo intorno e pensavo, questo paese è pieno di memoria che quasi nessuno vuole imparare, sapere il perché delle cose, avere una visione chiara di quello che è stato il passato ti permette di non fare errori nel futuro, errori che possono poi pesare gravemente su quella che è la società. Accendete quante più luci possibili. Trovate tutti i modi per farlo, tutti i modi possibili e immaginabili. Dovete accendere le luci. Un nuovo ambiente di per fare quello che vuoi. Si pensa alle celle di isolamento. La prima cosa che riscontri in una cella di isolamento è la mancanza di luce. Perché il buio non è soltanto per gli occhi, è interiore. Ci hanno spento un sacco di luci, noi dobbiamo riaccenderle. Come? Con la cultura, sapendo, imparando, avendo idee e soprattutto dandogli vita. Non importa quanto grandi e quanto piccoli siano, perché tu non sai mai un'idea dove ti conduce, dove ti porta. Questo discorso mi allaccia alla musica, ovviamente, perché quando ti viene un'idea, scrivi una canzone, magari lì per lì non ti sembra un granché, e molli il colpo, sbagliato, perché non sai quello che può diventare, giusto? Giusto. Non sai quello che può diventare, quindi mai mollare il colpo, mai mollare il colpo, accendete le luci. A proposito di musica, madre violinista, padre flautista, immagino che tu abbia iniziato prestissimo. Flauto mi stava sulle palle. Sì. Come mai? Qual è stato lo strumento con cui hai iniziato, con quale visto che io ti ho visto all'opera, e non so se tutti lo sanno, ma Ermal è sa suonare tutto, arrangia tutto e tutto, insomma, più o meno, dai. Sì, alla fine un disco di Ermal è un disco completamente fatto da lui, cioè... Io ti ringrazio, io sono tutto male, vorrei suonare bene uno strumento come lo sai suonare tu, te lo confido. No, vorrei cantare come tu. Io ho iniziato con il pianoforte, ma così per caso, ero
c'era una registrazione in corso, no, di un'aria classica in cui suonava mia madre, avevo tipo 4 anni, e non era previsto l'utilizzo del pianoforte in quel, insomma, quel giorno di registrazione. Come ero troppo piccolo per stare fuori dalla sala, mi hanno fatto sedere dentro e mia madre mi ha messo questo sgabello accanto a sta roba nera enorme che era un pianoforte. Dicendomi in casa? No, dicendomi non toccare niente. A un bambino di 4 anni, come dirgli, fai, tocca tutto. Anche a me è successo con la chitarra. Allora ero lì, e mentre suonavano, tutta questa aria pazzesca, dei microfoni super sensibili. A un certo punto mi giro e vedo questo esercito incredibile di tasti bianco e neri. Ho pensato, la Juventus, no scherzo, non la conoscevo. L'ho detto solo per la felicità di Valerio, quindi mi chiedo. Forza Napoli. Ragazzi, tipo Napoli, vedete. Praticamente ero molto attratto da questo strumento, quindi... Ting! Ting! In meno di un minuto ero lì a combinare un disastro. A un certo punto sento una voce, no? Fa stop stop, tutti fermi, sento una roba che non c'entra niente, è un'orchestra full, c'erano tanti elementi praticamente e si girano 160 occhi verso di me. C'ero piccolo, diventai praticamente minuscolo, non ti ho detto non toccare niente, scusa. E poi da quel giorno ero, quando vedevo il pianoforte io non vedevo più un pianoforte, qualcosa di diverso, vedevo una porta. All'età di 6 anni mi sono iscritto al conservatorio, alla scuola russa, pesantissimo. Dopo un anno, per gravi problemi di disciplina, ho mollato. Quindi scusa, tu non avendo il piano in casa, studiavi soltanto all'istituto? Sì, sì, assolutamente, si studiava soltanto lì. Solo che io... da piccolo non ero molto pacato, poi mi ha ossidato, insomma, sono serviti anni e mi sono acquietato, ma quando ero piccolo appena mi mollavano un attimo mi trovavano a arrampicarsi ovunque, sembravo il figlio illegittimo di Tarzan. E quindi erano sempre tutti molto attenti, no? Insomma, perché mi stavo vicino, perché ero un esagitato. Quando ho iniziato a suonare il pianoforte, a me dava fastidio, dava noia fare il solfeggio, però chi suona il pianoforte sa, insomma, il solfeggio non solo il pianoforte, il solfeggio è importantissimo. Io volevo già suonare e con grandi sforzi da parte di tutti gli insegnanti, ok, è precoce, quindi ero abbastanza precoce, no? Riproducevo cose anche che ascoltavo orecchio. Semplice ovviamente, però per un bambino di 6 anni lo ritenevano una cosa sfavillante, secondo me non era. E c'era una monetina che ti mettevano così sul palmo della mano e facevi gli esercizi, no? Le scale. E se la monetina cadeva, c'era una bacchetta magica di 2 metri sulla manina. Alla terza volta io l'ho dato di matto. E quindi, insomma, mi sono comportato poco bene. Anche a scuola? Sì. E non diciamo altro. Mi sono comportato poco bene, sono stato monello. E quindi ho mollato. Ho mollato, cioè non ci andavo più. Ho avuto proprio una repulsione pazzesca. Quindi niente più mani sul pianoforte? Niente più mani sul pianoforte. Poi ho iniziato all'età di 15 anni così a strimpellare la chitarra con una tastiera di quelle orribili in casa, sai, quelle robe che compri tipo alla Lidl, cose così. Dici, ma perché? Come comprare scarpe in una salumeria? Cioè, l'avevano regalata a mia sorellina sperando che potesse insomma suonare, ma figurati, non l'aveva manco toccata, manco accesa una volta. E là iniziavo ad appassionare, poi strimpellavo la chitarra, metto in piedi la prima band, insomma, gli Shiva. Oh, a Bari eravamo famosissimi, giuro, a Bari eravamo famosissimi. Quindi si suonava tanto, poi
andai a vedere un concerto, andai a vedere nel 2001, 2002, non ricordo, andai a vedere l'Heineken Jam Festival. Andai per vedere i Muse, in realtà. C'erano anche i Red Hot, però i Red Hot non fregava niente, perché lui è dal vivo e è stonatissimo. Loro suonano di brutto, però lui, cioè, non mi piace. E quindi, vabbè, non mi piace. Il silenzio, però, pazzesco. Però suonano di brutto, nel senso, pazzesco. Io ero andato lì per ascoltare i Muse e loro iniziarono il concerto con un pezzo che si chiama Space Dimension, che è praticamente batteria, basso e piano, e voce, e basta. Una roba pazzesca. E rimasi ipnotizzato e dopo due giorni, che ero tornato a casa, andai a fare una sorta di finanziamento e mi comprai un pianoforte. Dopo due giorni avevo il pianoforte a casa. Questa all'età di? Avevo 20 o 21. E scoprì una roba stranissima suonandolo, perché i pianoforti te li consegnano prestissimo la mattina, perché siccome insomma devono occupare la strada e portare per tre piani, in quel caso un pianoforte, te li portano alle 6:30 di mattina in sostanza, cosa per me è assurda, però alle 6:30 ero sveglio, mi montano il pianoforte e dico, ah, e adesso che faccio? Ho suonato tipo per 8 ore di fila e la cosa pazzesca fu che scoprì di non aver mai tolto veramente le mani dalla tastiera del pianoforte, dentro di me. Ma ricordavo delle cose assurde, oppure suonavo delle cose che non avevo mai suonato al pianoforte. E da quel momento io passavo 8 ore al giorno a suonare, costantemente. E, però era come se non fosse passato neanche un mese da quando avevo 6 anni. Erano passati 14 anni senza toccare veramente un pianoforte. Solo tastierine così, ma robe che non mi davano nessun gusto. Invece poi diventai matto, perché anche andavo a lavorare tipo la sera eccetera, tornavo e invece di andare a dormire mettevo a suonare cuffie e vai, suona. Il tendiniti, puoi immaginare, perché con tutta autodidatta, postura scorrettissima ovviamente. La monetina non la servita? No, la monetina via. Poi giocando a pallacanestro mi sono sfrantumato la caviglia. Che pure lì, ma perché? Però c'è sempre un motivo, perché ci sono due motivi per le cose, quello che vediamo subito e quello che vediamo dopo, no? Avevo promesso a mio fratello di andare a giocare a pallacanestro con lui. Io non ero bravo, ero solo alto, più o meno, rispetto agli altri. E dopo 30 secondi ero già a terra. La frattura è inimmaginabile. Allora finisco in ospedale, punti eccetera eccetera eccetera, e avevo sta caviglia che era diventata così e stavo fermo a casa, non potevo sedermi a suonare, ho fatto un'astinenza incredibile, chiamo questo mio amico e dico di portarmi una chitarra, che è quello con cui ho formato. Roberto, conosci? Un fonico, un giardino, l'angioletto. E lui fa, ma tu non sai suonare la chitarra? Volta buona, poi portano la sta chitarra e l'ho scoperto un'altra roba pazzesca, che la chitarra oltre a essere orizzontale anche verticale, e quindi X e Y si sono incrociate, capito? E là ho iniziato veramente a scrivere canzoni. Pensa, non avevo iniziato col pianoforte, che era uno strumento che in quel momento suonavo meglio, padroneggiavo di più. Ho iniziato con la chitarra e l'ho fatto con timidezza. Più a fare musiche che non canzoni. Dipende. Ci sono quelli che scrivono, cioè chiedeva Elton John solo per forza. Sì, sì. Però io ho scoperto questo approccio timido nei confronti della chitarra e mi è rimasto ancora. È un po' come il primo bacio. Tu non lo sai come sarà. Hai paura. Ma le piacerà così? Molta lingua o paura? Mi sono lavato i denti. Sì, li ho lavati. Cosa ho mangiato? C'era aglio in quella salsina? Sono tutte queste domande, no? Che ti fai? E hai quella timidezza dell'approccio, perché non sai dall'altra parte com'è. E quel momento te lo ricordi sempre. E per me è sempre la prima volta con questa signorina qua.
che ha il vantaggio che può portare ovunque. Esatto. Oh certo, se io avessi chitarre belle come queste qua non le porterei in giro. Ha più soldi di me per comprarti tutte le chitarre che vuoi. Stessa. Sono bravissimi,
sinceramente non vedo l'ora, perché è una cosa che almeno un anno e mezzo, ci penso da almeno un anno e mezzo, e non vedevo l'ora di metterla a punto. Sono anche molto curioso di sentire che tipo di lavoro stanno facendo i New Quartet, appunto, perché insomma volevo proprio il loro punto di vista. Come li hai trovati? Come li hai scoperti? Ci siamo conosciuti durante Risorgi Marche, loro suonavano con Simone Cristicchi, e io ero lì che parlavo insomma con gli organizzatori, e a un certo punto sentivo questa musica molto coinvolgente. Simone lo conosco bene la sua musica, però sentivo il suono proprio, che era molto interessante, molto energico ma comunque delicato, come una farfalla di 200 kg. È delicata, è una farfalla, però pesa 200 kg. Sarebbe il titolo della canzone, La farfalla di 200 kg. La scriviamo, lei? È poco poetico. Scherzavo, e ho detto, ma chi è che sta suonando? Io sono fortissimi. Vado a vedere, ed era il cuore, ho detto ok. E allora mi sa che Simone, te li frego, voglio suonare con loro. No, in realtà, insomma, loro sono stati felicissimi, anche Simone. Niente, ci stanno lavorando. Sto sentendo le robe bellissime, stanno mandando delle cose che sono fuori di testa, sono bellissime, non vedo veramente, sarete molto sorpresi, ecco, diciamo così. Già lo sappiamo. Parecchio. Sta anche componendo qualcosa? Sì, sto componendo, però... Non ne parliamo. No, meglio di no, se no rischio di dire cose che non dovrei dire, mi ammazzo. Intanto il 16 ci sarà il raduno, il terzo raduno del Quartetto. Che sarà a Bologna, abbiamo cercato in tutti i modi di farlo più verso sud quest'anno, però è stato davvero impossibile. È stato impossibile. L'anno prossimo proveremo, se lo faccio, visto che... Dovrebbe essere una roba in più, polemiche pure su quella cosa lì, che palle. Ma che palle! No, scherzo, adesso... Permettetemi di fare il cretino, perché mi piace molto. Però ecco, cioè, ci abbiamo provato, è impossibile, ok? Perché il giorno dopo ho un impegno che mi porta a dover essere a Milano necessariamente insomma prestissimo la mattina, quindi non scagiato cazzo. Con tutto l'affetto del mondo, con tutto l'affetto del mondo. Visto che voi i filtri con me non ne avete, io non ce li ho con voi. Ve l'ho detto dall'inizio, volete una maschera o un volto? Avete detto un volto, però un volto parla anche. E quello che dice potrebbe anche essere spiacevole a volte. Io sono un essere umano, ok? Grazie, l'ultima domanda. Sono veramente curioso di capire da te come ci si sente davvero un pubblico. Alzo la testa, vedo un sacco di veramente di... Spalla al muro. Non mi gasate così. Quanti maschi ci sono qui? Alzate la mano. Dio, raga, che moria. Che donne? Te come ti chiami? Simone, ma te sei qui perché sei stato trascinato? Cioè, sei qui con una fidanzata, una figlia? Moglie e figlia. Sei stato trascinato. Scherzando. Chi altro c'è? Ah, vedo lì anche. Ce ne sono tre lì. Ragazzi, non vi vergognate, non è un'interrogazione, cioè, tranquilli. Non è un'interrogazione, 7x6? Capisci che
Io dico sempre, cioè negli anni 90 si andava in discoteca per rimorchiare, adesso si viene nei concerti. Sono di donne. Sono di donne. Sai qual è il problema? Tu sai benissimo che la tonalità femminile non è come la tonalità, cioè vocalmente alcune cose vanno bene. E quando cantano, senti che... o sono bassissime, o sono ben altissime. Dall'altra parte io sono proprio allo zenith rispetto alla tonalità femminile, cioè sono tonalità che non uso di solito, almeno che non vado in falsetto, però non è che vado in falsetto per due ore. Ma poi dicono che ci sono cose strane, perché tanto si inventano qualsiasi roba. Ah, tu non puoi capire. Leggo delle cose, ho visto cose che vuoi umane. Certi come. Poi, non so se lo fai anche tu, ma durante i concerti, sai i microfoni sul pubblico, no? Io li tengo aperti. E ho detto al mio fonico, a Chicco, il gay proprio alza. E sento dei commenti potello. Una volta mi sono... Tipo. Ma no, non posso dire... Ma resta. Una volta ad un concerto sono andato lungo così con la gamba, avevo pantaloni un po' stretti, mi sono rotti. Tu non hai capito? Ho fatto il pezzo dopo con questo strappo che si allargava, proprio una macchia d'olio, cioè una macchia di strappo. E quindi praticamente era tutto strappato. È stata tutta una canzone così, sono stati 4 minuti più devastanti. Perché sentivo di quelle robe. Cioè, a un certo punto vuol dire una signora, basta, non posso cantare, non posso essere serio, perché loro ovviamente non si rendono conto, anche perché mi vedono con le cuffie e pensano che non sento niente, invece purtroppo sono tutti aperti, capito? Quindi sì, spalla il muro. A volte. No, scherzo. No, scherzo, è una cosa molto bella. Sono molto apprensive. E se al mare, vestiti che ti raffreddi. Sono al mare! E quindi anche da mamma ti fanno? La Madonna, no, non puoi neanche capire, commenti pazzeschi, cioè. C'è molta pressione e io subisco molto, insomma, le signore apprensive, ti sei stancato molto, è il mio lavoro. Tanto mi piace prendere così. In realtà riuscire ad avere questo rapporto in meno di 3 anni è una cosa più unica che rara, perché poi sai, sono delle cose che richiedono anche più tempo per solidificarsi, no? Soprattutto fra le persone. Devo dire che intanto si allargano un po' troppo. Soprattutto. Concerto dell'Alcatraz, il mio primo Alcatraz. Ho avuto la sciagurata idea di buttarmi in mezzo al pubblico. Questo è solo l'inizio. Sulle note di un pezzo, e si saltava tutti. Ad un certo punto una mano molto forte mi ha afferrato, non ti dico dove, ma il sole non ci batte facilmente, ma ha fatto male. Ho visto le stelle, ho detto forse non sono tanto apprensive. No, ho pensato forse è meglio là in mezzo non andarci più, a meno che ci si metta la conchiglia. Come hai detto te, però limita un po' i movimenti, quindi ho detto vabbè, ne sto sul palco che è meglio, no? A parte questo, devo dire che è sempre molto molto divertente, sempre molto divertente. Tra l'altro, al di là degli scherzi di cui stiamo parlando adesso, perché tutto rientra